sera e ben ritrovati da Marcello Mancino. Che dire, i commenti a caldo della partita di questa sera del turno infrasettimanale tra Novara e l'FC Bari 1908. Ci si aspettava sinceramente un altro Bari, non tanto nel risultato, perché comunque nel secondo tempo qualcosa si è visto, ma il primo tempo del Bari è stato sinceramente per l'ennesima volta in questo campionato imbarazzante. Una squadra senza né capo né coda e adesso una sola vittoria nelle ultime 7 partite crea chiaramente dei dubbi, delle domande, perché adesso diciamo che un solo caso è quello che può esserci in questa maniera. Il Bari può anche vincere il sabato Coppa dei Cieli, ma il Bari manca di continuità di risultati e davvero questo è l'allarme più brutto, perché se il Bari aveva vinto con il Trapani oggi almeno un punto, ma anche la prestazione, ripeto, il secondo tempo del Bari, anche parliamoci chiaramente, anche un po' sfortunato, perché il tiro di Ivan che colpisce il palo, però parliamoci chiaramente, c'è tanto che non va in questo Bari e poi onestamente non ci si può in questo momento presentare con un centrocampo come con Romizzi e Bascia. Romizzi ha fatto una buona partita onestamente, ma Bascia è stato davvero inguardabile. Mi dispiace dare anche questo tipo di giudizio nei confronti di un singolo calciatore, stasera sono più i giocatori inguardabili, ma se il fulcro del cuore, diciamo, dello sviluppo del gioco è il centrocampo, onestamente ci sono grosse lacune e il calciomercato in questo nella diciamo sessione estiva non è stato fatto, secondo me, purtroppo a dovere, perché ci sono diversi giocatori, diverse lacune proprio strutturali e poi davvero diverse lacune proprio i giocatori che non stanno rendendo. Anche Furlan, parliamoci chiaramente, è un'ombra di quello che abbiamo potuto ammirare l'anno scorso con la maglia umbra della Ternana. Quindi non va per nulla bene così. Bisogna però rimboccarsi le maniche, bisogna leccarsi le ferite per l'ennesima volta, cercare di reagire. Però davvero spero che non sia, ecco, già troppo tardi, perché ripeto, il segnale più grave è quello di non avere questa continuità di risultati. Come sempre io vi invito a seguirci tutti i nostri lavori sulla nostra testata giornalistica www.bainepallone.it. Mi spiace se stasera sono stato un po' duro, ma bisogna dire le cose come stanno e quindi bisogna dove dico anche trasparenza, come sempre faccio da tanti anni con il calcio che ci piace, e lo racconto appunto con la nostra testata giornalistica www.bainepallone.it. Da Marcello Mancino, grazie, alla prossima e comunque sempre solo, forza Bari, ciao!